Buongiorno, benvenuti al Laboratorio dal Basso Open Data in Action. Oggi parliamo di tecnologie Google. Siamo insieme al GDG Bari che ha invitato il GDG Nebrodi e il GDG Palermo. Io sono Mica Antonio Trizio, però lascerei subito la parola a Salvino Fidacaro del GDG Nebrodi. Ah, c'ho il mio. Ah, c'è il tuo, giusto. Iniziamo un pochettino così, tanto per presentarci. Io sono Salvino Fidacaro. In verità ho una doppia veste nella mia vita professionale, oltre alla parte quella volontaria. Una è quella all'interno del GDG, del Google Developer Group. Sono il manager di uno dei tre gruppi siciliani, quello che sta in provincia di Messina, quindi copro tutta un po' la provincia di Messina. Il nome Nebrodi sta perché nella mia città, che è Sant'Agata di Militello, c'è un parco, è il Parco dei Nebrodi, è una grossa area protetta che copre circa una trentina di comuni. E si spazia in tre province: la provincia di Messina, la provincia di Catania e la provincia di Enna. L'altra è qui all'interno del GDG, non facciamo altro che formazione e divulgazione di tecnologia. Nel nostro caso è una community, parliamo di tecnologia Google. L'altra veste è quella di tipo professionale. Io ho fondato nel 2007 una nuova azienda che si chiama GoWay, poi magari la potrete trovare online, basta scrivere GoWay. All'inizio della mia attività, questo era un portale turistico, goway.com, che utilizzavo principalmente per sperimentare delle cose che oggi vediamo magari in uno stato avanzato. Questo portale piano piano è cresciuto. E sempre più hotel sono entrati dentro e hanno promosso le proprie strutture. Per me non è stato il core business principale dell'azienda, ma sempre il banco di sperimentazione. Anche oggi lo uso per sperimentare un po' di tecniche se ho. Ovviamente oggi magari già si ricava qualche cosa che poi magari puoi investire in altri settori o dando spazio all'interno sempre del portale. Già siamo alla quinta, sesta versione dal 2007 a oggi e prevediamo di qua a un anno un ulteriore release che lo cambierà completamente. Questo perché? Perché il web cambia giorno dopo giorno, non perché cambia la tecnologia solamente, ma siccome quello è un prodotto per fare marketing, e il marketing oggi è principalmente. È staccata la. Se no ci dà fastidio sempre sul. Se no ci becchiamo sempre lo screenshot. Dicevo, il marketing oggi online è molto monopolizzato da Google, no? Perché la maggior parte delle persone cosa fanno? Vanno sulla barretta, scrivono una keywords, una parola chiave e hanno dei risultati. Questi risultati muovono del business. Poi più avanti vi dirò le percentuali e perché vi dico, specialmente anche in Italia stesso, Google controlla, anzi quasi monopolizza quella che è la ricerca online. E invece come GoWay Edit, il lavoro in effetti che faccio insieme ad altri partner è quello di, adesso questo è il nuovo logo che abbiamo fatto, questo aeroplanino che è in fase di decollo, che abbiamo fatto da poco, è quello di trasformare il business dall'offline all'online. Perché parliamo di business? Perché quando si parla di un'azienda, il fatturato è uno dei fattori più importanti, perché noi possiamo avere un sogno di migliorare il mondo per una cosa, però
però per chi fa startup si scontra sempre e poi passa dall'entusiasmo a una fase negativa che è quella, se non trova riscontro economico sul mercato, prima o poi anche gli startup devono mangiare e quindi non si può andare avanti oltre un determinato periodo. Quindi se passiamo queste informazioni anche alle aziende dell'offline, cioè il commerciante che vende tramite il negozio e che in questo momento di crisi sta perdendo sempre più quote di mercato, l'online potrebbe essere una fase di miglioramento della propria attività e anche, cioè, mantenere la propria attività significa mantenere anche posti di lavoro. L'online può essere anche nuove invece opportunità di lavoro, cioè per i giovani o chi in qualche modo si converte alle operazioni che avvengono online possono creare nuovi posti di lavoro. Basta guardare un pochettino quello che è l'e-commerce, i valori dell'e-commerce. L'e-commerce in questo momento ha, rispetto al PIL, cioè all'economia nazionale prodotta da lavoro, è una piccola frazione. Credo che siamo in questo momento intorno al 7, 8, 9% in Italia. Se andiamo a guardare un po' l'Europa, tipo Germania, Inghilterra, no? Che hanno delle punte più alte, non si tocca il 20%. Ci sono magari momenti, che so, il Natale, c'è punti in cui si arriva al 25%, ma poi le medie scendono. Allora magari il 25% a volte è il titolo di giornale, no? C'è stato un incremento. L'e-commerce cresce, no? Il business online cresce. E invece dei consumi, chi sta perdendo terreno? Stanno perdendo terreno le attività tradizionali. Perché una parte si stanno convertendo all'e-commerce e quindi stanno. L'altra parte perde fatturato, cioè quando un'azienda comincia a perdere il 10, il 20, il 30% di fatturato, significa che il 10, il 20, il 30% di fatturato si diminuisce dalla ricerca, la prima cosa. Quando finiscono i budget della ricerca si diminuiscono il personale, quindi inizia la disoccupazione. Ecco, ora Google che cosa sta facendo? Sta cercando di conquistare il mondo, no? Nel suo obiettivo. No, ancora no, perché sta vendendo delle cose al 9% della. Cioè se anche ha utenza, cioè utenti di Gmail, utenti di Google Search, utenti di YouTube. Ma otteniamo un servizio gratis. Google, con tutti i dipendenti che ha, con tutto il marketing che fa e con tutta la tecnologia che deve sviluppare, la ricerca, così, ha dei costi. Questi costi e tutte le aziende che ti brevetti che va comprando, l'ultima che ha comprato 4 milioni di dollari, un brevetto che serve per il mobile, e costantemente ogni anno compra una decina di aziende per incorporare questi brevetti. Ha bisogno di soldi, di economia. L'unico sistema che ottiene è quello della
dove fa più soldi, perché poi per il resto ha dei servizi che vende, aziende più grosse, però dove fa la maggior parte dei soldi è AdWords, cioè la pubblicità contestuale che vedete sia all'interno del motore di ricerca, dove c'è scritto sponsor, o all'interno di portali partner dove c'è. O all'interno, adesso che so, YouTube, ci vedete in anteprima i 5 secondi di pubblicità, no? Dello spot, ecco. Tutti questi spazi pubblicitari, canali pubblicitari, danno a Google tutti i milioni di dollari che poi gli permette di sopravvivere e comunque fare economia anche per gli azionisti. Adesso io interrompo la lezione di economia un attimo, però è importante per capire, allora, perché, cioè, l'esigenza di Google è trovare nuovi spazi commerciali, perché più spazi commerciali ci sono, per spazi commerciali c'è strumenti che permettono a Google di vendere pubblicità. Allora, se io ho una televisione che non vede nessuno, cioè, posso vendere mai uno spazio pubblicitario? Perché vai, il negoziante dice, guarda, ma quante persone hai tu che guardano la televisione oggi? 100, 200, guarda, ti posso dare 10 euro in pubblicità. No, io sono canale 5, ho 1 milione di share, cioè ecco perché si misura quanto una trasmissione viene vista o no. No, quella è una trasmissione che è vista da questo target con tantissime persone. Allora la Barilla potrà fare pubblicità là dentro, no? Gli interessa, cioè budget più grosso. Per Google è identico, anche se si tratta di web. Quindi più strumenti vengono utilizzati dalle persone, più le persone cliccano sui banner pubblicitari, o più visibilità, più visualizzazioni ha questa pubblicità, e più Google incassa. Allora, devono pensare sempre qualcosa che bilancia qualità del servizio, e per questo Google è brava, e area pubblicitaria, cioè, perché se fa un motore di ricerca dove c'è solo pubblicità, dico io non ci vado perché non mi sta dando un'informazione utile. Cioè, è come se dice il volantino che vi arriva a casa, arriva a un certo punto in cui l'amministratore del condominio mette una cassettina, dice tutti i volantini del supermercato metteteli qua perché le persone si sono stancate, cioè non è un mezzo di lettura, o comunque abbastanza basso. Allora Google inventa, pensa, compra brevetti per far utilizzare, dicevo, i loro strumenti. In questo caso oggi parliamo del motore di ricerca, il prodotto principale con cui è nato Google. Se io voglio che le persone usino il mio motore di ricerca, devo dare informazioni utili. Cioè, quando una persona cerca qualcosa, deve trovare quello che vuole. Ecco. E qua dice, vabbè, semplice, no, sperimenti chi fa software adesso, no, non prima, perché prima non ci avevano pensato, se no diventavano Google loro, cioè, facciamo una query sul database o sul quello che abbiamo immagazzinato, una parola chiave, e mi tiro fuori tutte le informazioni. Come li ordino? Là sta un problema, cioè come faccio a capire quali informazioni sono migliori per il mio utente? Fino a qualche tempo fa, cioè quando è nato Google, si sono inventati questo PageRank, cioè un algoritmo con delle caratteristiche che analizzavano i contenuti che Google, cioè passando all'interno di un sito, va a leggere, li mette all'interno dei propri server e poi li rianalizza e dice il sito di GoWay vale 5 su 10, il sito di Booking online, di Booking.com vale 8, allora se io cerco hotel in Sicilia mi trovo GoWay sotto e Booking.com sopra. Benissimo, allora come si fa a arrivare ai primi? Cioè bastava fare un sito di qualità e quindi Google in qualche modo... Io, come GoWay, non dovevo pagare a Google niente, Google entra, si legge, perché è come un po' una guida e quindi dà questa informazione. Piano piano i siti sono aumentati, non ci sono solo due siti che fanno directory di hotel, sono diventati centinaia, migliaia, cioè se noi cerchiamo la keywords hotel in Sicilia troviamo 25 milioni di pagine che parlano di hotel in Sicilia, cioè chi è all'ultima pagina
le persone non sapranno mai che esiste quel sito per Google. Tant'è che, non so, voi fate delle ricerche, no? su Google. In quale pagina vi fermate, mediamente? Chi passa alla seconda alza la mano. Vuol dire che state facendo una tesi e quindi andate. Chi passa alla terza pagina? Alla quarta pagina? La quinta pagina? Ecco, perché? Può essere arrivi anche alla decima, però perché? Non perché non stai trovando informazioni utili nelle altre 10 pagine. Devi approfondire la ricerca, stai facendo una tesi, una tesina, hai bisogno di sapere un ventaglio di informazioni e te li guardi tutte. La maggior parte degli utenti si ferma alla prima pagina, un altro pezzettino, un'altra piccola percentuale passa alla seconda pagina, terza pagina è pochissimo, cioè siamo su ordini del 5-10%. Questo noi ce ne accorgiamo, no, perché ce lo dice Google nei suoi report, ce ne accorgiamo dai report pubblicitari, cioè quando facciamo delle inserzioni all'interno di Google, cioè Google ci dice la tua pubblicità è stata vista in questa posizione, in questa pagina, e quindi capiamo qual è la percentuale delle persone che hanno visto l'inserzione in terza pagina. Poi vi spiego come avviene l'inserzione e qual è il costo, dice perché non stai in prima pagina, perché è un problema di economia. Allora, qualità dell'informazione che Google lo dà all'interno del motore di ricerca. Quindi io cerco una parola chiave e Google analizza tutte le milioni di pagine che ha nel mondo memorizzate, miliardi, perché ormai non si tratta più di milioni, miliardi di pagine, individua qual è la pagina migliore, si chiama SERP, cioè l'elenco dei risultati, cioè mi dà questa classifica e mi sottopone questa classifica. Io ci clicco e mi trasferisco sul sito dell'utente, booking.com, e da lì lascio Google e continuo la mia navigazione normalmente sul sito. Quindi si tratta di informazione che Google mi dà un elenco e poi rimanda tutto il resto dei messaggi, cioè della parte dei contenuti, al proprietario del sito. Per ora non parliamo di come è fatto questo algoritmo, perché poi alla fine parliamo un po' di SEO e capiamo magari quali sono, cioè se io ho un blog come faccio a farlo salire, se ho il sito della scuola o la paginetta che abbiamo fatto o voglio avviare un'attività in rete, vediamo magari quali strumenti utilizzare per farla salire. Però fermiamoci su questo concetto, cioè Google, io cerco qualche cosa, Google mi dà un elenco, c'è il link del titolo con i due righe di testo, io ci clicco lì, chiude la pagina di Google e si trasferisce sul sito dell'utente. Okay? Quindi l'informazione, cioè per l'utente avere poi il contenuto reale dell'informazione, deve andare su un'altra pagina. Adesso invece che avete... Ci sono problemi per questo? No. Lo fate tutti i giorni, quindi non è. Google adesso ha detto, ma intanto l'utente che vuole andare in Sicilia, uso questo, facciamo hotel a Bari, così siamo più di, non facciamo troppa pubblicità nel video. Allora, l'utente che vuole andare a Bari e sta cercando hotel Bari, realmente vuole un hotel? Perché hotel è una parola grande. Cioè, in hotel ci rientrano i B&B, hotel a una stella, a 5 stelle, a 4 stelle, a 2 stelle, hotel lusso, ci rientrano case vacanza, cioè è una parola chiave molto grande. Non solo, l'utente che vuole andare a Bari è un utente italiano, è un utente, quindi sta cercando, adesso questa è una parola chiave, magari non si riesce a tradurre in inglese, cioè alla fine resta lo stesso, hotel, Bari, però ci sono ricerche che vengono fatte nella propria lingua, no? E quindi potete pensare, tutta queste parole chiavi,
l'interpretazione che ci può essere all'interno di queste parole chiave. Cioè, voi siete al liceo classico, quindi le parole in qualche modo ci giocate forse meglio di me. Pensate con lo stesso termine quante cose si possono avere, cioè quanta corrispondenza di altre parole, di altri argomenti si può avere. Per Google questo che cosa significa? Che l'utente cerca una parola chiave e ha un'alta percentuale di possibilità che se l'utente ha utilizzato una sola parola chiave, o due parole chiave, o tre parole chiave, o una frase molto stretta, gli dia dei risultati che non siano quelli che lui si aspetta. Perché magari è un problema di interpretazione di tipo letterale, cioè del vocabolo, ma interpretazione anche di tipo lingua. Perché magari la stessa cosa, se è tradotta letteralmente in inglese, in tedesco, in russo, significa un'altra cosa, quindi la stessa parola chiave, e quindi là va usato un altro termine, perché concettualmente ha un altro risultato. E quindi la Google sta attuando, specialmente negli ultimi anni, lo sta facendo tanto per il mobile, perché lì c'è un problema anche di usability, dove devi cliccare un pulsantino e magari dire a voce che cosa, perché magari se stai guidando vuoi fare una ricerca, che so, portami a Bari, no? E quindi lui vuole sapere portami o guidami, è la stessa cosa per lui, quindi li deve associare. Per la ricerca sta mischiando queste informazioni e anche sul motore di ricerca sta cercando di migliorare questo algoritmo. Quindi capire che cosa intenzionalmente le persone vogliono, in maniera da dire, bene, io continuo a usare Google perché mi dà la giusta informazione. Da pochissimo tempo a questa parte c'è Kinol Graph, cioè non lo possiamo chiamare proprio algoritmo perché non è un algoritmo solamente, è un insieme di strumenti che Google ha messo a disposizione in questo momento sul motore di ricerca. Principalmente per capire questa esigenza dell'utente, cioè portare l'utente a un risultato migliore. Okay? Il concetto di vicinanza non è solamente in termini di parole. Vedremo che il concetto di vicinanza, cioè l'informazione ad essere vicina all'utente che la cerca, per Google è anche la geolocalizzazione. Cioè è un altro fattore importante. Una cosa è se io cerco hotel a Bari e mi trovo a Bari, una cosa è se io mi trovo a Milano e cerco hotel a Bari, vuol dire che c'è un'intenzione di prenotare più in avanti un hotel, invece se io sono a Bari significa che io mi serve oggi l'hotel, no? Perché devo adesso, now. Cioè, se mi trovo, all'estero dove magari non ci sono degli hotel, degli aeroporti vicini con voli diretti su Bari, per Google sono altre informazioni, non è solamente il fattore lingua. Quindi cioè, il concetto di geolocalizzazione non è solamente Google Map, cioè la geolocalizzazione è presente all'interno anche della search. Quindi non solo, questo significa che i risultati che io vedrò non sono uguali nei diversi posti del mondo. Se io lo cerco dalla Sicilia vedrò un tipo di risultati, se la stessa parola chiave viene cercata da Bari o da Milano o da Londra vedrò altre informazioni. Queste informazioni che Google costantemente raccoglie, e li raccoglie sia sulla nostra navigazione, ma adesso, cioè li ha sempre raccolti all'interno delle pagine web, adesso sta cominciando a raccoglierle all'interno di banche dati. Banche dati che possono essere più o meno libere o più o meno messe a disposizione. In questo momento, qua avete parlato di Open Data,
dove questi dati aperti, cioè messi anche la pubblica amministrazione che mette dei dati a disposizione del cittadino, sono dati strutturati, quindi organizzati, per categoria, per tipologia, per misurazione, no? Dipende dal tipo di informazione di cui stiamo parlando, dati strutturati che possono essere titolo, breve, contenuto, immagini, no? Quindi non una pagina in cui un motore di ricerca non riesce a capire se si tratta fotografia, se non glielo dico, cioè, lo dovrebbe interpretare, cioè, sa che è una fotografia perché c'è una struttura dietro che glielo fa capire. Queste informazioni che vengono da diversi canali li mette insieme a sistema per cercare di migliorare quello che è sempre il risultato. Andiamo a vedere che cos'è questo Kinol Graph. Qualcuno, magari, che si è iscritto a questa lezione di oggi, magari ha dato un'occhiata su internet. Vediamo se c'è, se avete già un... se l'avete visto da qualche parte. Cioè, avete magari... ne avete sentito mai parlare? Tranne, dico, i tecnici... Quindi un sistema che raccoglie informazioni, ok? Quindi lo possiamo definire in questo modo. Cioè per Google, Kinol Graph è un sistema che raccoglie informazioni e poi li porge all'interno, completo il titolo, li porge all'interno di un vassoio. Cioè ve li mette in evidenza rispetto a tutte le altre informazioni. Ecco a voi, queste sono informazioni certe, semi-ufficiali, perché poi... c'è da dire, cioè, se andiamo a prendere un'informazione di Wikipedia, cioè, è ufficiale, però ci potrebbero essere degli errori che poi hanno un controllo di tipo sociale e magari piano piano si vanno effettuando delle correzioni. Però, diciamo, fra virgolette, sono ufficiali. Se prendiamo informazioni della pubblica amministrazione potrebbero essere più ufficiali, no? E quindi, cioè, diciamo che sono ufficiali, però ci potrebbe essere una percentuale di errore. Che tipo di informazioni mette all'interno di questo Kinol Graph? Informazioni relative a luoghi, informazioni relative a contenuti che generalmente le persone cercano, tipo film, libri, informazioni relative anche a di carattere scientifico, dico, ho messo io animali, ma la stessa cosa sono le piante, no? Quindi informazioni di carattere medico. Negli Stati Uniti stanno, in Italia ancora non l'hanno fatto, ma perché poi tutto il mondo di Google si scontra con la legislazione locale, sia di tipo europeo sia di tipo nazionale, quindi siccome sono costantemente attaccati dal punto di vista privacy, questo, quello, cioè piano piano vanno sistemando in maniera tale che diventa un prodotto aperto a tutti, e altri settori che piano piano stanno... Questi messi in questa slide sono quelli attualmente in Italia in cui spunta. E persone, avete visto? C'è persone. Persone che possono essere personaggi pubblici, quindi un autore, Camilleri, o può essere un attore, e quindi informazioni relative a questi personaggi pubblici. Ma in realtà vedremo... anche se non lo chiamiamo Kinol Graph, ma lo chiameremo in un altro modo, vedremo che anche noi, le nostre faccine, le faccine dei nostri amici, stanno all'interno della ricerca, quindi nei risultati di ricerca, in cui firmiamo l'informazione che in qualche modo abbiamo scritto, l'articolo che abbiamo messo all'interno di un blog. Allora, se si tratta di una persona famosa... Scusate, ma io vengo da una settimana di viaggio, perché dalla Sicilia sono stato in Veneto, poi dal Veneto ieri mi sono trasferito a Roma, anzi prima dal Veneto in Emilia-Romagna, poi sono andato a Venezia, da Venezia sono sceso a Roma per la Dev Fest e poi ieri in nottata siamo arrivati a Bari e oggi riparto di nuovo per Roma, quindi cioè, sono un po' stanco.
non ricordo le magari vi parlo di una slide che è già di cui abbiamo parlato. Allora, questi personaggi, se parliamo, questo è un esempio, no? Se parliamo di un personaggio famoso, che può essere un personaggio televisivo, può essere un autore, adesso io credo che ho messo delle slide di Camilleri e delle slide di Totò, quindi così abbiamo uno scrittore, un personaggio famoso. Li mette a sistema, cioè non mi dice vita, morte e miracoli del personaggio e basta, come se è una paginetta di antologia, ma correla con altre informazioni presenti nella sua banca dati e mi crea una scheda che adesso vediamo qual è, rispetto alle informazioni che dava prima, che erano le informazioni prelevate dal sito, quindi tutto quel pezzettino di informazioni che prelevava dal sito, compreso il titolo, o se ricerco per immagini sono le fotografie, me li portava all'interno dei risultati. Adesso può essere che prenda informazioni relative a Totò dal suo sito, dall'altro sito, lui vende film di Totò e quindi li mette insieme, crea una griglia, una matrice di informazioni e li mette sul vassoio. Ecco, quello che riguarda Totò lo puoi trovare qua. E come lo fa questo oggi? Perché uno, Google oggi può comprendere, possiamo dire, esattamente o quasi, ci avviciniamo a questo termine esatto, cosa stiamo cercando. E quindi abbiamo detto che ha analizzato la mia richiesta, la mia domanda. E già oggi, anche l'Italia, cerca di darti informazioni ufficiali. Di questo ne abbiamo parlato. Eccolo qua, facciamo una prova. Proviamo a cercare Totò su Google. Normale ricerca, siamo in Italia, quindi facciamo solamente Totò, quindi parola chiave. Google oggi, non ieri, mi fa, forse io ero davanti al proiettore, no? oggi sulla destra mi crea un box dove mi porta sul vassoio tutte le informazioni che ha a disposizione di Totò, divise, quindi strutturate, qua manca un pezzettino perché sotto nella screenshot c'era anche con chi ha lavorato, no? C'è altre informazioni, che non è una paginetta che io devo leggere così e devo capire dove andare a prendere le informazioni. Già con un colpo d'occhio, se mi serve sapere la data di nascita di Totò, ce l'ho. Ecco, non devo andarmi a leggere tutta la storia di Totò per capire dove è nato e come è nato. Oppure, se stavo cercando un film di Totò, vedo già i film più famosi o comunque quelli che sono più cercati. Perché come fa Google a sapere quali sono quelli più famosi? Lo fa tramite un sistema di analisi di quello che voi cercate e dice, questo film questa parola chiave, questo titolo viene cercato 10.000 volte e l'altro viene cercato 5.000 volte, quindi quello 10.000 volte vuol dire che è più di interesse pubblico e quindi lo piazza lì. Non solo, andiamo a guardare la parte in alto, là vediamo le immagini. Le immagini non fanno capo a un sito che parla di Totò, che so, Totò.it, non so se esiste, che è il sito ufficiale. Sono immagini prelevate da più siti. Ovviamente tutte queste informazioni vengono organizzate e prelevate tramite o un ranking che Google assegna, tipo quello delle immagini, o quello dei film, o delle banche dati. Questa informazione è presa da Wikipedia, la parte centrale. Perché? Perché in Italia, in questo momento, ora vediamo, ci dovrebbe essere un elenco un po' da dove prende informazioni, crea degli accordi, perché per quel fatto di prendere informazioni ufficiali, Wikipedia ha un sistema di open data che permette, anche voi potete collegarvi e creare, tirare fuori delle informazioni, Google li rielabora con i suoi algoritmi e li tira e li mette a disposizione qui.
Sulla sinistra vedrete sempre le informazioni classiche di qualche mese fa, che, cioè, come venivano organizzate. Ora, ultimamente, negli ultimi anni, ultimo anno così, Google non dà solamente informazioni testuali, se cerco all'interno della, della ricerca per parole chiave come testuale, ma comincia a mettere delle inserzioni, che sono queste immagini, no? Perché deve attrarre e dare già un'informazione. C'è tantissima, un'altissima percentuale di persone che cerca all'interno del motore di ricerca per immagini, perché io non mi ricordo il nome del prodotto, vado a cercare, che so, telefonino Google appena nato, cioè, poi vedo il login Next 5 e ci clicco sopra, e quindi in effetti, oppure trascino un'iconcina, un'immagine sul motore di ricerca all'interno della ricerca per immagini, Google analizza la mia fotografia e mi fa vedere siti che espongono fotografie qua. Quindi la ricerca per immagine non è messa in seconda posizione lì casualmente, dove c'è web, immagine, map, è messa perché viene utilizzata tanto e quindi si facilita il fatto di andarla a utilizzare. Ecco, questa è un po' la struttura in questo momento della scheda italiana. Se avete l'opportunità di cercare dagli Stati Uniti, però non su google.com, perché Google sa che siete in Italia, dovreste fare prox o in qualche modo fare un hangout con un vostro amico che sta all'estero e dici: guarda, mi fai questa ricerca e mi fai vedere il tuo desktop, cosa poi ci inventiamo, perché i prox, quelli a pagamento costano, quindi o mettiamo un server fuori e poi per tornare, perché c'è il fattore geolocalizzazione. Tant'è che se voi cercate in italiano, cioè su google.com, google.it, in inglese, anche una qualsiasi ricerca, e però siete in Italia, i risultati di quella ricerca, che, dei siti più vicini a noi, all'Italia, che, anche, che hanno la versione per dire inglese, sono quelli che vengono prima rispetto a quelli degli Stati Uniti, perché Google cerca di far vedere le cose che stanno attorno a te per prima. Quindi poi dipende anche un po' il settore, però lì è questo qua. Quindi vedete, risultati per immagini, dati strutturati, in questo caso è la fonte Wikipedia, opere, che la fonte è un altro, la banca dati di film, adesso non mi ricordo come si chiama, è un altro... Sì. E relazioni, quindi relazioni di personaggi che hanno fatto film e cose. Quindi. Non solo, altro fattore importante qual è? Vi ricordate che vi ho detto più volte stamattina, voi eravate costretti a cliccare sulla sinistra e andare a trasferirvi in un'altra pagina, qui avete già tutto. Ma se voi volete approfondire perché vi interessa il film e cliccate sul film, quel film vi porterà nella scheda ufficiale dove era presentato il film. Quindi, cioè, non è un banner fermo, un box senza relazione. Addirittura ci sono alcuni link che, se voi cliccate per dire su Alberto Sordi, vi porta su una scheda di Google che è quella di Alberto Sordi. È come se state facendo una ricerca, cioè un link che si trasforma in una ricerca. Quindi c'è una relazione anche con altre schede. Di questo un pochettino ne abbiamo in parte parlato. La valutazione, cioè Google alle informazioni cerca di dare anche quelli che sono i feedback, perché se stiamo parlando magari di un, che so, del film, no? In questo caso sono My Movie, e quindi c'è un proprio livello di valutazione dei propri utenti, no? Che fanno o più uno, fanno gli danno il valore delle stelline, no? Se l'informazione, quindi diversi livelli di informazione. Google, in pratica, queste informazioni li porge pure all'utente, quindi non è come una volta copia e incolla di informazione, dei metadati o della che suggeriamo di solito quando facciamo un sito, o del pezzettino di testo rubato sul
cioè, copiato sulla pagina e incollato sul motore di ricerca. Cioè, anche numeri che cambieranno da istante a istante, perché se ci sono utenti che fra un'ora e l'altra fanno più uno o fanno tre stelline, quattro, cioè, e quindi in questo caso il gestore di Meta, cioè come informazione, cambia il valore, Google si aggiorna le proprie informazioni, quindi le informazioni che trovate in questi box sono velocemente aggiornate. Queste informazioni li trovate sia nel box di Kinol Graph o li trovate anche ormai pure nella ricerca, già da tempo. Quindi questa è la... specialmente lo trovate se cercate un hotel, questo hotel magari ha dei feedback su TripAdvisor o su Booking, così. Cioè queste informazioni vengono. Però se cerchiamo Totò e aggiungiamo film, cioè anticipiamo con film Totò o film di Totò, cioè alla fine Google ormai vi capisce come scrivete. Allora se c'è la signora che sta scrivendo film di Totò, no, perché è più corretto, cioè lui capisce che sono le parole chiavi, sono film e Totò. Ecco, se cerchiamo film Totò o comunque una struttura simile, può essere libri Camilleri, no, il risultato è diverso. E qua ci sono adesso un po' di teorie nell'area business che adesso vi dico, però considerate che la mia non è una fonte ufficiale, cioè tutto quello che vi dico io non può essere una fonte ufficiale, perché Google molte cose non le scrive, cioè ci è abituato a dire è così, punto. Anche dal punto di vista tecnico, tranne che non, dice, come si ti colleghi con Android e fai questa cosa col database, cioè, molte volte siamo costretti a scoprire. Quello che è nell'ambito della ricerca, specialmente, là c'è il top secret, cioè proprio è molte informazioni, perché se io scopro parte dell'algoritmo di Google non vado a fare AdWords. Cioè è un bilanciamento così. Ovviamente Google alcune informazioni me le dà, altre mi dà degli strumenti tipo Google Webmaster Tools o altri strumenti vicini dove vuole che io migliori il mio sito. Quindi è una bilancia, altre li tiene nascoste, altre bisogna fare dei test e capire cosa ha cambiato. Ecco, qui dicevo, se cerchiamo noi film Totò, oltre ad avere la scheda di Totò sulla destra normalmente, Google è spuntato con un banner nero in alto. Ha messo in evidenza quella che era la parte che era ristretta nelle 5-6 icone sulla destra, me l'ha portata sopra, perché ha capito che per me è più importante avere informazioni dei film. Quindi quelle informazioni dal basso le ha portate sopra e mi sta cominciando a fare abituare a dire clicca lì. Ecco la componente legata alla pubblicità, alla parte business. Intanto io mi comincio ad abituare a cliccare lì perché è un'informazione utile. Poi Google sarà sicuramente, secondo me, onesto, come lo è stato molte volte, in cui dirà, guarda, i primi tre risultati saranno sponsorizzati, magari li mette un giallino di sotto, non lo so, e il resto magari sono di tipo naturali, però io, analizzando il passato di Google, prevedo che con questo Kinol Graph non sarà completamente, ci sarà pubblicità all'interno. Perché questo? Perché lentamente Google sta occupando la prima pagina che gli utenti utilizzavano ogni giorno in termini di risultati, e quindi io mi fermo come voi alla prima pagina. Già siamo, se vedete qua, fra link sponsor, informazioni dirette, le persone si fermano alla prima pagina e non passano più alla ricerca naturale, quindi cioè, ti resta la parte di sotto. Quindi,
Facciamo la stessa cosa, ecco, questo è un risultato con la parola libri e camilleri, e abbiamo la nostra, i nostri libri organizzati sempre tramite algoritmo, tramite quindi i libri più importanti, cioè cercando di avvicinare, o addirittura, cioè non significa quelli più importanti, quelli più ricercati, c'è una ricerca, ci sono algoritmi che guardano noi stessi, quindi se noi abbiamo visitato dei siti dove si parlava di questo, abbiamo fatto altre ricerche dove abbiamo cercato dei libri specifici. Cioè, Google organizza i risultati non solo come la media delle persone al mondo, la media delle persone in Italia o la media delle persone a Bari cerca, ma anche in funzione delle mie ricerche personali. Anche e come fa anche a capire quali altri strumenti oltre alla ricerca? Quando voi fate like, principalmente fate più uno, perché quello lo controlla direttamente, cioè dentro il proprio database, con Google Plus fate più uno su una pagina o ricondividete, cioè lui già Google sa che voi siete appassionati di libri di camilleri, oppure che avete fatto più uno su uno dei libri che ci sono esposti là. Quel libro sarà nella vostra successive ricerche più messo vicino, e se mette a sistema tutte queste informazioni, pensate i risvolti che ha. E attualmente Google sta mettendo a sistema dentro il Kinol Graph qualcosa intorno a 700 milioni di oggetti. Cosa intendiamo per oggetti? Il libro di Camilleri è un oggetto, vabbè, perché è un libro. Camilleri è un oggetto per Google, cioè un punto di ricerca, no? Un'informazione, non un punto di ricerca, quindi un'informazione. Ha collezionato, ora questo numero è un numero che io ho letto l'altro ieri, ma oggi già è di più, perché l'informazione che vengono caricate ogni giorno dentro Wikipedia, ad esempio, vanno ad arricchire le informazioni che vengono caricate all'interno delle immagini vanno a aumentare questa banca dati. Però questo è un po' la dimensione, ecco, ci fa capire la dimensione dei risultati. Quindi pensate a una grande enciclopedia in costante crescita, e che non dovete sfogliare l'indice, parlate direttamente con l'enciclopedia, non andate a scrivere, parlate direttamente con l'enciclopedia, mi piacerebbe avere l'informazione del libro di Camilleri che parla di questa cosa, no? Quindi scende ancora più nello specifico. Tutto questo strumento, no? Chiamiamolo strumento del Kinol Graph, è l'algoritmo che tira fuori le informazioni, e in Italia dà risultati circa intorno al 4%, quindi significa che questa mole di informazione, che attualmente è molto più quella inglese, no? Quindi però piano piano sta... Ma perché da noi c'è l'ultimo aggiornamento sul Kinol Graph, che è stato fatto da qualche settimana, questa banda nera, che ce l'ha un paio di settimane, quindi se non l'avete vista è perché magari non vi è capitato di fare una ricerca similare. Invece il box già c'è dall'estate, un po' prima dell'estate. Quindi c'è. Invece negli Stati Uniti già restituisce informazioni per il 9%, quindi significa queste percentuali che io utente, 4%, 9%, mi fermo a leggere quello, ho una percentuale al di sotto di quello, quindi o potenzialmente mi posso fermare a quello. Questo progetto fa parte anche di un altro progetto di Google, cioè i due progetti, non so ufficialmente, però comunque sono molto legati. Del progetto Google Now, cioè cosa c'è in questo momento, cioè, oppure informazioni di tipo live. Se nel passato Google, quando è nato,
prendeva le pagine di un sito, poi magari sul sito ci passava dopo un mese e riaggiornava i propri risultati dopo un mese. Poi piano piano questa, più i loro server diventavano potenti, più i loro algoritmi erano potenti, i loro big data erano, riuscivano a velocizzare i risultati e più velocemente anche andavano a indicizzare il sito. Oggi ci sono siti che vengono visti anche più volte al giorno, quindi se io scrivo un post su un blog, Google già se lo mette all'interno dei propri risultati, quindi io l'ho scritto adesso, oppure ci sono specialmente i siti che trovate nella sezione news, dove Google lo sa che dall'altra parte c'è La Repubblica, c'è il Corriere della Sera, ci sono dei blog che danno informazione costante, là ci passa in un tempo stretto, anche pure in 30 minuti mettono un articolo e già si trova, oppure con velocità adesso, da quando c'è Google Plus, ancora più veloce, già entri nei risultati. Entrare nei risultati significa immediata diffusione. Pensate, una volta che cos'era? Io creo un articolo, devo fare un'offerta last minute, ad esempio, o devo invitare le persone a un convegno, dovevo pensarlo 2 mesi prima, perché se no le persone non mi trovavano la pagina, perché poi ci sono i tempi non solo di inserimento nei risultati, ma anche poi di scalare questi risultati. Quindi. Invece con tutta questa serie di strumenti che Google sta pensando per dare informazioni immediate, è vero, è stimolato tanto dal mobile pure, perché il mobile in qualche modo uno si aspetta un'informazione. Che cosa, cioè, guardate ad esempio che offerte ci sono vicino a me oggi per mangiare. Io devo mangiare adesso, non devo mangiare fra una settimana, o non posso prendermi l'offerta di 2 settimane fa, oppure che offerte di hotel ci sono in questo momento. Quindi si andrà sempre più a una velocità di risultato, quindi di un'informazione più veloce. Quindi dobbiamo sempre di più abituarci a vedere che la pagina di Google, dicevamo, è impegnata da informazioni date direttamente da Google, cioè, o comunque filtrate e già date come risultato stampato lì, ecco, non qualcosa da andare poi a vedere direttamente per completare l'informazione. Ovviamente, come dicevamo prima, io posso cliccare e poi magari in uno step successivo o ulteriore, però il concetto è quello che io già ho una risposta, potrei anche chiudere il browser perché ho visto la data, ho visto la fotografia, cioè questi sono i due spazi in questo momento. Altre informazioni, se io oltre a scrivere Camilleri o libri di Camilleri, potrei scrivere quanti anni ha Camilleri, così, proprio come ho scritto io lì. Ci faccio una ricerca, quanti anni ha Camilleri, chiedo a Google, o clicco sul microfoncino che c'è sul telefonino, adesso sul mobile alcune informazioni sono pubblicate in maniera diversa, però il concetto è che questi piano piano, ma c'è anche il vocale, la ricerca vocale anche sul browser, sul Chrome. Quindi ci clicco e dico quanti anni ha Camilleri? 88 anni, non so, 6 settembre, quindi l'ha fatta. Se io ho fatto la ricerca per dire il 5 di settembre, lui mi dirà 87 anni, se ho fatto il 6 mi dice 88 anni, anzi forse mi dirà, può essere, non lo so, perché già in Google Plus questo avviene, mi dirà fagli gli auguri a Camilleri perché fa il compleanno oggi, quindi già lo fa per le persone, per gli amici che abbiamo nelle nostre cerchie. Però io in questo caso, guardate il risultato dove l'ha messo, non ho fatto io screenshot, ho incollato, cioè questa è una pagina tutta intera, il risultato, ha preso l'informazione degli anni e me l'ha messo là, basta, io non devo andare a leggere niente, cioè ho in pochissimi millesimi di secondi,
ovviamente se cercate quanti anni ha la mia amica non lo trovate, perché non fa parte di quella banca dati. Speriamo che non lo troverete mai, perché poi là diventa un problema. Ecco, passiamo. Abbiamo analizzato informazioni, cioè era il personaggio pubblico, l'informazione così, ma andiamo a vedere il numero, cioè io ero curioso quanti abitanti ha Bari. Vado su Google e scrivo, non scrivo Google, quello è come se ho fatto la ricerca, no? Per mettere l'iconcina, scrivo numero abitanti di Bari. Ecco, questo è il risultato, non so se corrisponde a verità o meno, 320.000 abitanti mi ha dato. La fonte non so qual è. Organizzazione delle Nazioni Unite, come fa? Sì, è in base a Istat e cose, quindi gli ultimi rilevamenti. Non solo che mi dà l'informazione numerica, mi sta dando anche lo storico demografico, cioè tramite un diagramma posso sapere dal 2002 al 2010, che saranno i censimenti sicuramente, come è variata la popolazione, quindi bene o male siete rimasti là, forse rispetto al 2002 c'è stata una piccola crescita. Non solo, siccome c'è la keywords Bari, dice Bari non vuole sapere solamente questo, gli cominciamo a suggerire anche un po' la storia di Bari, qualche fotografia, può essere che vuole andare avanti, perché? Perché il risultato che vedo sulla sinistra è un risultato in cui già mi soddisfa la mia domanda. Sì, in realtà quel numero grande lui ha messo in evidenza, la fonte è la stessa e se l'è portata lì. Quindi, ecco, questo è una... Da sotto, invece, cominciate a vedere un risultato di tipo naturale, che è quello dei comuni italiani.it, quindi... che riceverà per questa ricerca magari centinaia e migliaia di visite per tutti quelli, però riceveva prima, adesso io sono soddisfatto e non ci vado più, poi magari qualcuno è sempre attratto, no? Però si diminuisce in termini percentuali il... Ora fra un argomento e l'altro facciamo una pausa così, non... intanto queste sono veloci, sono esempi. Altre informazioni è dimensione di Bari. Qual è i chilometri quadrati della superficie del comune, no? Quindi direttamente mi dà l'informazione. Tasso di disoccupazione in Italia, avevo cercato Bari ma non me l'ha data, quindi vuol dire non c'è. Però dico, tasso di disoccupazione in Italia, ecco un'informazione, cioè, che non è proprio puntuale in termini di ricerca, cioè non è che... prima mi aspettavo che mi dava un grafico, lui mi sta dando direttamente sulla pagina dei risultati in alto i valori e anche la parte storica, perché pensa, dice, se il tasso di disoccupazione visto in sé per sé è un numero, cioè si completa l'informazione per vedere se sta crescendo o sta diminuendo, no? Per capire il trend, e quindi nell'informazione di ristrutturazione intelligente fatta dal motore di ricerca c'è questo, cioè interpreta la vostra domanda. Meteo di Bari, non so se credo 17 gradi mi portava di oggi, la ricerca è stata fatta quattro giorni fa, quindi eravamo in... 17 la possiamo, se qualcuno può anche confrontare con oggi, 17 gradi, precipitazione 50%, umidità 88%, c'è un po' di vento, mi dà anche il distanza, prima io dovevo andare, cioè queste informazioni già da tempo che Google li dà, ecco, apriamo una parentesi, cioè non è che se l'è inventati adesso, cioè li dava già prima, perché aveva relazioni con questi portali meteo e così via. L'unica cosa, non li dava all'interno della prima pagina di Google. Io dovevo andare in uno strumento, dovevo andare nei lab di Google,
cioè degli strumenti che mettevo a disposizione. Andavo lì, selezionavo meteo e facevo una ricerca, o dovevo attivarli tramite una formula nella parola chiave. Adesso io attivo queste informazioni parlando naturalmente, cioè in maniera naturale, col motore di ricerca. Stessa cosa la distanza. Se io voglio la distanza fra cos'è? Roma e Bari, quello che abbiamo fatto, 4:16, quanto avevamo calcolato ieri sera? Ve l'avevo fatta previsione prima, no? Ecco, se io voglio la distanza fra Roma e Bari, prima che facevo? Andavo su Google Map, scrivevo Bari, scrivevo Roma, anzi prima scrivevo Roma ad esempio, poi facevo distanza sull'iconcina, cioè fammi il tracciato, no? Cioè della rotta che devo fare, scrivevo Bari e lui mi dava il disegnino sulla Google Map, le informazioni. Adesso questo box me lo trovo sempre sulla destra, quindi non è il personaggio famoso, ma è distanza da Bari a Roma, ho scritto, e il risultato ce l'ho immediato. Non devo neanche aspettare che si carica, cioè alla velocità dei risultati di ricerca e non alla velocità di tutto Google Maps, no? Che diventa sempre un po' più pesante perché ti dà tante informazioni, no? Adesso le immagini, tutto il resto. Considerate che attorno a queste cose, adesso io ho estratto il box, ma attorno a queste cose sotto ci sta AdWords, cioè gli spazi pubblicitari. Quindi, siccome Google lo sa che io sto facendo Roma-Bari, e può essere che c'è, che so, un autogrill che ha fatto un'inserzione pubblicitaria e dice: tutti quelli che fanno la Roma-Bari in autostrada, digli che qua vendo, che so, il panino col prosciutto. Lui mette a sistema queste ricerche, queste informazioni, e là ci spunta la pubblicità contestuale. In questo caso sto facendo un viaggio e magari se uno ha programmato una pubblicità vicina a queste informazioni, oppure se io vendo, che so, cerco meteo e vendo termometri per misurare la temperatura, prendo alcune di queste parole chiave e là ci mette la pubblicità. Con la geolocalizzazione, quindi andiamo a guardare quello che c'è vicino a me, e Google dice: sì, tu stai facendo questa ricerca, vedi Bari, vuol dire che sei vicino a Bari o comunque devi andare a Bari. Io ho fatto un'inserzione pubblicitaria perché ho un negozio a Bari che vende termometri, non voglio fare un budget, spendere un budget a livello nazionale perché non mi interessa fare spedizioni, ma devi venire a comprare qua direttamente da me. Con la geolocalizzazione Google cosa fa? Prende questa inserzione e la fa vedere solamente là sotto agli utenti che hanno fatto questa ricerca. Non perché erano in quel momento a Bari, quindi perché il loro IP, ma perché la parola Bari la riconosce come un luogo e quindi ci dà un significato diverso. Lo colleghiamo anche alla rielaborazione. Ci possa andare a fare delle conversioni monetarie, quindi quanti basta scrivere 10 euro in dollari e Google mi dà il cambio. Pensate, il cambio è qualcosa che si modifica anche all'interno di fra una giornata e l'altra, quindi ci sono, è importante andare a capire. E non solo, adesso io non l'ho provato, ma ci dovrebbe essere 10 euro in dollari il 3 di settembre del 1995. Quindi, cioè, andare a vedere, dice, a che cosa serve? Beh, ad esempio serve, ogni tanto, non lo faccio da qui, lo faccio da un altro sistema, andare a capire qual era il cambio in una data, perché magari avevo fatto dei pagamenti, devo fare l'intra, non avevo appuntato, e quindi sulla fattura devo fare il cambio in quel giorno preciso, perché poi siamo disordinati nella contabilità, e quindi perché non abbiamo tempo, e ci vado, posso arrivare, vado a fare una ricerca per vedere qual era il cambio ufficiale in quel giorno, e quindi rintraccio il mio pagamento. Ho una calcolatrice che non devo attivare uno strumento o devo andare nella pagina calcolatrice,
ho una calcolatrice di tipo cioè scientifica, quindi vado a scrivere la mia equazione, la mia moltiplicazione o quello che voglio di matematica, lo scrivo lì, addirittura se sono equazioni che determinano dei grafici, avrò come risultato l'intera... Quindi posso controllare anche un problema matematico immediatamente, senza aprire un altro strumento, cioè stiamo accorciando le distanze fra pagine e pagine. Qual era sta novità? Perché no, è una cosa che ho visto. Ah, ecco, sì. Sì. Con Instant, Google, che cosa ha fatto già da qualche anno a questa parte? Che mentre io faccio una ricerca sulla barra di ricerca, quindi scrivo e piano piano la vado scrivendo, Google mi dà dei risultati direttamente nella tendina sotto la barra di ricerca. Quindi mi dà dei suggerimenti. Man mano che io aggiungo parole chiavi, lui mi cambia questi risultati. Cioè mi facilita la ricerca. Addirittura, mentre io scrivo, cambia pure i risultati sotto. Quindi non devo cliccare sul pulsante. Poi ha dato la possibilità di disattivare questa cosa perché molte persone stavano impazzendo, che mentre scrivevano, avendo connessione lenta, cioè, tutto questo si... E quindi però il primo impatto all'inizio era... Cioè pure io mi trovavo, se ero il collegamento da mobile, cioè avere dei problemi. Però il concetto è che mentre io scrivo ti do la lista delle parole chiavi più ricercate. Questo viene utilizzato anche per analizzare quale altre parole chiavi posso utilizzare quando faccio una campagna pubblicitaria. Se io inizio a cercare qua, cos'è, tarantola, lui comincia a capire se la mia ricerca è il ballo, il film o il ragnetto, e piano piano si avvicina al risultato, così io ci clicco sopra. Invece in questi due screenshot che ho messo di ricerca ci sono delle novità che attualmente sono presenti negli Stati Uniti, sicuramente li passeranno in Italia. Quei risultati che abbiamo visti prima nel box, la sintesi di quel risultato, me lo ritrovo già qui. Vedete la tarantola? Quel film, quel 1955 film, non è una parola chiave che è stata cercata. Quello è un dato prelevato dalla banca dati, per dire, di Wikipedia. No, cioè, se prima era una parola chiave perché le persone cercavano tarantola trattino 1955, siccome vedete quel trattino, tra l'altro graficamente qua non si vede, però è un po' grigio, quindi è un po' più chiaro. Però le persone non cercano mettendo un trattino, cioè un trattino non è una parola chiave. Quindi cioè, quello è un risultato con un'informazione. Lo vediamo ancora meglio nella parte in basso, dove vedete c'è il risultato anche bicolore, perché mi dice la fonte del risultato, come se sto cliccando su un link. Quindi se io stavo cercando l'informazione di Wikipedia, non c'è bisogno che faccia invia e passare lì, ma ci clicco e me ne vado. Questa prima parte sul Kinol Graph l'abbiamo in parte terminata. C'è un altro malloppone dopo, però vediamo in base al vostro interesse le parti che vi... anche perché io non sapevo di preciso il... chi avevo di fronte, no? Cioè, magari il tipo di obiettivo che avete voi, che informazioni. Quindi poi magari la seconda parte la vediamo cose più di vostro interesse. Se avete qualche domanda, se no la stimoliamo la domanda. Stimoliamo? Stimoliamo la domanda, funziona sempre la domanda stimolata. Dai, questi li ho rubati ieri. Fra i gadget, vabbè, una pezzolina per pulire il computer, gli occhiali, ecco, quindi se volete, nessuno interessa, dico.
se no la devo lanciare e poi va ammazzata, dico, cioè, non me la riporta a casa. Dico, se non per forza dovete fare una domanda, può essere che io posso anche non saper rispondere, perché non sono Google che va a cercare nel proprio database, la so. Però dico, magari c'è qualche cosa che vi ha incuriosito anche fra le cose, magari troviamo un nesso logico con cose che ci potrebbero essere future, cioè che pensiamo che magari queste cose... Che banche dati incrocia Knowledge Graph, a parte Google stesso, cioè a parte la ricerca organica, diciamo? Allora, negli Stati Uniti sono una quindicina attualmente le banche dati ufficiali, alcune di tipo governative, alcune tipo queste qua di contenuti, i video, i film, i libri, sì, e altri banche dati, là stanno nascendo anche delle banche dati relative alla salute, adesso non so se sono fatte dal ministero o sono controllate da multinazionali, però non pubblicitario, cioè relativo alla, che so, ho mal di pancia e quindi magari ti do informazioni. Queste non so fino a che punto arriveranno in Europa, perché... in Italia attualmente credo che sono quattro quelle ufficiali, che è Wikipedia, quello dei libri, quello del... sì, Wikimedia, poi non so che c'è, qualche altra banca dati che comunque sta cominciando. Però so da terze parti, nel senso, non Google, figurati se te le dice, che sta, cioè anche noi che siamo nei Google Developer Group dobbiamo estorcere informazioni, però che cosa succede? Che l'informazione su come implementare, che so, un API dentro Android, trovi il Google che viene e te lo spiega. Quello che riguarda la ricerca, c'è una fascia all'interno dei dipendenti di Google che, dove parlano solamente dei vescovi, fra virgolette, perché l'evangelizzazione là è quasi proibita. E quindi, perché? Perché quella si riscontra sul fatto che ci sono tutti quelli che fanno SEO come me, che cercano di pagare meno AdWords e avere traffico di tipo naturale. Vi porto solamente un esempio, questa intanto è la tua prima che la strapazzo. Devo fare con l'altro. E basta, una, ne ho poche. Cioè io ho un cliente preso circa 4 anni fa, questo dell'area del nord-est, Oderzo, ha un sito e-commerce, prima di passare al SEO, quindi spendeva qualcosa, cioè, che gli faceva ottenere, adesso non so, 4-5 mila euro su AdWords al mese. Questo gli faceva ottenere l'80% di traffico a pagamento e il 20% di tipo naturale. Ovviamente se non spendeva quei soldi, il 20% del traffico naturale non gli bastava per raggiungere il proprio livello di fatturato e pagarsi i costi. E quindi era costretto a pagare pubblicità, a stimolare la domanda. Da quando abbiamo iniziato a fare SEO, quindi ottimizzazione, tutto quello che ci sta dietro, abbiamo abbassato questo livello di rapporto. Oggi siamo al 70% di ricerca naturale, 30% a pagamento. Allora, lui non è che ha proprio allevato l'intero budget pubblicitario, nel frattempo l'azienda è cresciuta, sono passati degli anni, no? Però oggi, se prima spendeva 3.000 euro, ad esempio, ne spenderà magari 2.000. Però il quantitativo di visite che gli genera, cioè mantenendo lo stesso numero di visite, mettendo un po' così, però quel 70% che ha naturale gli permette di avere 4.000 visite, 5.000 visite al giorno gratis, che se doveva pagare a 10 centesimi ciascuno, non gli bastavano 4.000 euro. E quindi in effetti Google tende a proteggere questa cosa, e quindi vedremo quando parliamo di SEO che cosa fa, non ve l'anticipo, restiamo su Knowledge Graph. La cosa che hai detto su Bari, il fatto che venga riconosciuta come una città,
sì. È dipeso dalla frase, cioè se io scrivo meteo a Bari, probabilmente mi sto intendendo Bari, sì, cioè, perché Bari potrebbe essere un pezzettino di una parola chiave, adesso non mi viene, tipo barometro, non so, cioè un pezzettino anche di, perché Google guarda anche le parole quelle composte, no? Quindi che in qualche modo non solo deve capire un po' nel mondo, sì, la, guarda il contesto. Questo momento. Come è Città di Castello? Che vuol dire? Io devo interpretare Città di Castello. Per Bari può sembrare più scontato, ma se adesso non mi viene in mente un'altra parola, però ci sono parole in cui. Città di Castello sono tre parole che sono, non sono una città, non sono un comune. Città, Castello, cioè non ha. Aci Castello, Città di Castello. Aci, sì. Aci come Aci, associazione, Castello. Oppure Aci vicino. Sì, certo, se io scrivo Aci vicino Castello. Google capisce che non sto cercando la città, ma l'Aci vicino al castello, e molto probabilmente mi farà vedere se c'è qualche sito che ha la keywords Aci e castello, perché magari si trova vicino a un castello o c'è il proprietario che si chiama Castello, oppure, che so, camice castello, no? Noi abbiamo questo. Cioè, quindi questo sistema non è implementato da persone. Sì, ci sono degli algoritmi, proprio ieri pure ad Elfest c'era stata una relazione, che ti permettono di capire, intrecciando tutte le diverse informazioni, che quella è una città, ecco, o che quello è una parola che si deve avvicinare al colore del banco, ecco, quindi del contesto immobiliare, cioè non immobiliare, mobile, ecco, del mobile e non immobiliare. Quindi, cioè, dietro Google costruisce un po' tutte queste questi algoritmi per avvicinare questo. Ecco, il suo obiettivo di oggi è quello di dare una informazione vicina a quello che io ho in testa, perché io posso anche sbagliare a scrivere. Anzi, stanno analizzando che molte volte una buona percentuale sono errori nella ricerca, perché io non parlo bene l'inglese, quindi magari, oppure so come la pronuncia e non lo vado a scrivere giusto, e quindi Google ti corregge, ma ti corregge dicendoti già da tempo, forse stavi pensando questo, o ti corregge anche quando tu scrivi bene, non, quindi senza errore grammaticale, ortografico, così, e lui ha un po' un'ambiguità sulla risposta, ti dà quello che pensa che è più importante, però sotto ti dice, forse stavi cercando questa che riguarda, capito? Quindi quando si trova, cioè, non cerca di... visualizza invece... Sì, sì, quindi ti comincia a dare degli strumenti sulla pagina che ti permettono di fare questo. Poi con lo strumento quello di Translate, cioè ormai ci fa, cioè non è un vocabolario, ma, cioè, che so, qualche anno fa fare magari una traduzione, così, prendere un testo, buttarlo dall'italiano all'inglese e poi magari lo ritorni indietro per vedere... Avevo un livello di errori, no? Se lo guardava uno madrelingua, dice che è scritto, cioè col vocabolario a tradurre. Cioè, oggi è molto migliorato, cioè, anche i verbi già cominciano a essere coniugati. Come volete, io posso andare avanti perché c'ho energie. Facciamo una pausa. O se no volete fare... C'è un'altra domanda. No. Forse al discorso appunto e-commerce, pubblicità, flussi. Volevo sapere appunto qualche cosa riguardo il blocker, il concetto di bloccare completamente la pubblicità, cioè Google quanto è consapevole di cui quanti utenti utilizzano, se sta trovando dei sistemi per aggirare questa cosa, oppure no. Allora, se sta trovando dei sistemi, credo di no, pensando alla sua politica che fondamentalmente sì. Sì, sì, sistemi che bypassano il... No, bypassano non per dire, hai bloccato pubblicità, lo capisco totalmente lo stesso, no? Intendo dire un qualcosa per portare comunque informazioni pubblicitarie pure alle persone che hanno
in maniera indiretta, non tramite la luce. Su questo no, perché credo che ha adesso non so di preciso, però così poi con l'esperienza credo di no, perché vuole rispettare la libertà delle persone, siccome si tratta sempre di in termini di percentuali e no, siamo 10 persone, cioè anche se siamo il 10%, vabbè, dice, troverò altri sistemi per aumentare il mio volume d'affari da un'altra parte e accetto questa perdita, perché vuole che in qualche modo ha il risultato anche della pubblicità stesso, che io vado a cliccare, mi dia un vantaggio. Quando pensa all'innovazione di AdWords, qual è? Cioè non è il banner pubblicitario in sé per sé, o la modalità di click, o la modalità di asta, cioè il prezzo che paghi facendo un'asta, che poi adesso si aggancia col punteggio di qualità della pubblicità e quindi si determina il prezzo. Il principale vantaggio, punto di forza del sistema AdWords, era quello della pubblicità contestuale, cioè io leggo una cosa, cerco una cosa e trovo una pubblicità che non è una pubblicità imposta, cioè cerco che so... informazioni sulle automobili e mi trovo le acque minerali come pubblicità. Cioè se io cerco informazioni sulle automobili, troverò pubblicità che è vicina alle automobili, magari che so, l'olio per l'auto, il carburante, qualcosa è così. Questo porta due vantaggi. Uno, chi investe in pubblicità ha determinare il target giusto e non fare sprechi, perché è inutile che io gli faccia pubblicità dell'acqua minerale a uno che sta cercando, perché, anzi sarà una di quelle pubblicità invasive che magari pure con l'occhio stesso neanche ci guardo. L'altro porta il vantaggio a Google, perché aumenta la conversione, più gente si sposterà su quel link perché lo ritiene utile, quindi questi due punti di vantaggi già bastano a dire che AdWords è uno degli strumenti migliori per fare pubblicità. L'altro strumento è che vai a pagare realmente la pubblicità che usi e non quella che non usi. Vedi anche nei video, potrebbe importi a non saltare la pubblicità dentro YouTube, invece passi i 5 secondi e ti scrive salta e non guardare la pubblicità. Ci sono, questo non... Sì, forse c'è una... Però siamo sempre in termini di percentuale, ecco, non sono tutte in quel modo. Dice, non è un sistema bloccato, ti devi guardare. Per dire, io seguo ogni tanto una TV locale dalle mie parti, e cioè, prima di guardare l'informazione, devo solo guardare la parte testuale, i titoli, mi devo stare là fermo un po'. Arriva a un certo punto le persone si stancano e non usano il sistema, quindi tutte queste cose vengono bilanciate un po' nella... Si è meritato la pezzolina? Sì, non scopriamo quante ne ho, perché se no poi faccio cattiva figura. Va bene, non so che tempi abbiamo, cioè come... Che ore sono? Quindi possiamo sforare un po', perché ho sforato tanto. Vabbè che abbiamo iniziato pure un pochino. Vabbè, 5 minuti allora di pausa. Poi scendiamo sul SEO. Se... Nicola, Salvino. Nicola, uno dei nostri...